con la tua esperienza, di quello che hai visto, com'è il paradiso? Non credo nel paradiso. Un Eden, allora, come lo dipingeresti? No, non credo nell'inferno del paradiso, credo che questa terra è quella che abbiamo, che dobbiamo rispettarla e dobbiamo in qualche modo preservarla per come era l'origine, perché io sono, credo che ci sia qualcosa di sopra, un'entità, non la riesco ancora a riconoscere. Io riesco a essere devoto a madre natura, alla pacciamama, chiamala come vuoi, agli elementi naturali, okay. Ed è quello che dobbiamo rispettare, il paradiso è qui e ora, se credo nel qui e ora. Paradiso non credo che esista, quello che abbiamo in questa terra e dobbiamo preservarla e godere di questa terra in maniera... Non credo assolutamente in un paradiso o in inferno, è forse la cosa che più mi tiene lontano dalla religione cristiana. Perfetto. Ma credi nella reincarnazione? No. Nemmeno? No. Credo semplicemente che è una cosa chimica, è una cosa scientifica, che l'ho vista anche con i corpi bruciare in India. Fino anche, ma anche senza quello, però anche l'ho visto anche con mio padre, l'ultimo respiro che ha esalato è diventato comunque parte dell'aria, è diventato comunque, è entrato comunque nel mio sangue, è diventato comunque sangue del... è ancora vita che si genera. Però non credo nella reincarnazione, non credo in un paradiso, non credo in un inferno, non credo in tutto questo, io voglio essere restituito alla terra, senza bare, senza involucri, senza niente di tutto questo, io voglio semplicemente essere restituito alla terra da dove venire. Solo che qui in Italia non si può fare. Si può in determinati posti. Ah sì? Sì. Mi hanno spiegato recentemente che è possibile, non mi sono informato. Vabbè. Però ho avuto questa informazione che è possibile perché un'amica di una mia amica si è fatta seppellire così. Qui ora c'è questo mondo. Una volta che è finito. Però chiaramente hai modo per rigenerarti, cioè può essere una reincarnazione e diventare parte di quella pianta. Parte di quell'animale che mangia le foglie di quella pianta. Però la reincarnazione, se tu domani sei un topo, domani sei una scimmia, domani sei una tigre, no. Non ci credo, come non credo nel paradiso dell'inferno.